Bene, è giunto il momento di parlare di cultura. Lo facciamo tornando sul nostro amatissimo Gargano, in maniera particolare nella Città Bianca del Gargano mattinata. E per farlo, ecco, per farci guidare su questo percorso stamattina, abbiamo il vice sindaco di mattinata, nonché assessore all'industria turistica, Paolo Valente. Buongiorno vice sindaco, ben trovato. Buongiorno a tutti. Siamo tutti qui riuniti stamattina per parlare dell'edizione 2024 di Fextra, la festa dell'olio extravergine d'oliva. L'autunno sappiamo è la stagione per eccellenza, è la stagione in cui si produce l'olio extravergine d'oliva, questo prodotto principe della dieta mediterranea. Insomma, tanti elementi che ci spingono con piacere a parlare di questo evento che mette l'olio extravergine d'oliva al centro di questa manifestazione e fa diventare mattinata una destinazione non solo balneare. Certo, grazie a Fextra, ormai giunta alla quarta edizione, mattinata diventa durante il mese di ottobre capitale dell'olio e dell'olio turismo, sia regionale che nazionale. Fextra è un evento di destinazione che coniuga territorio, natura e cultura. Credo che l'innovazione di Fextra sia rappresentata dal fatto che siamo andati oltre i confini della tradizionale festa dell'olio. Non si parla, non celebriamo più solo il prodotto, ma assieme al prodotto parliamo, raccontiamo, narriamo il nostro territorio e la possibilità di fare olioturismo. Mattinata, da qualche anno a questa parte, si caratterizza come una destinazione che va oltre quella estiva, una destinazione turistica che riesce a intercettare e portare qui sul nostro territorio presenze turisti, quindi e viaggiatori, in un periodo molto più lungo rispetto a quello estivo. Quindi l'evento di destinazione come Fextra, che parte da una peculiarità territoriale per appunto valorizzare e promuovere l'intero territorio, porta e sta portando frutti. Quest'anno, come abbiamo avuto modo di osservare dal sito internet fextramattinata.it, abbiamo un bellissimo logo, appunto, ecco, adesso lo vedo. Sono i nostri faraglioni, i faraglioni di Puglia, simbolo di mattinata e di intera Puglia, che diventano pianta forte che regge il nostro territorio e sotto i faraglioni vediamo le radici. Le radici sono appunto il tema di quest'anno: tornare al passato per fortificare il presente. E tutte le iniziative e tutti gli eventi di questa edizione di Fextra hanno un forte legame con le radici. Bellissimo il logo, davvero, Prego, prego. davvero complimenti, il logo è straordinario e come diceva giustamente lei, i faraglioni rappresentano un po' tutta la Puglia. Intanto ho aperto anch'io il sito ed è partita la musichetta, complimenti, un sito veramente completo, vi invito quindi a navigarlo perché il programma è davvero ricco di iniziative. Posso aggiungere che quest'anno Fextra, che diventa sempre più un evento di destinazione tra cultura e natura, oltre a essere una food experience sul nostro territorio, quest'anno diventa anche un esperimento di welfare culturale turistico. Infatti, all'interno dei nostri weekend, dei 2 weekend di Fextra, ospiteremo i destinatari di uno dei progetti finanziati dal programma Costa, che si occupa di turismo accessibile, un programma fortemente voluto dall'assessorato al turismo e al welfare regionale. Quindi, durante le nostre passeggiate negli uliveti, durante le nostre raccolte, la nostra raccolta delle olive e la visita al frantoio, ospiteremo persone, ragazzi con disabilità.
e questo ci rende veramente orgogliosi, perché Fextra deve essere un elemento distintivo di Mattinata. Quindi grazie a Fextra e grazie a questo esperimento riusciamo a dimostrare che la nostra comunità, il nostro territorio è accogliente e accessibile. Ecco, abbiamo posto l'accento sul fatto che l'evento si svolge a Mattinata, la Città Bianca del Gargano. Se non ricordo male, non abbiamo ancora evidenziato il periodo durante il quale l'evento si svolge. Allora, stiamo parlando di 10 giorni, a partire dal 10 fino al 20 ottobre, e avremo i due weekend che si caratterizzano per attività esperienziali e attività di piazza e musicali. E poi durante i giorni della settimana abbiamo visite guidate ai frantoi da parte delle scolaresche, presentazioni di libri, presentazioni di prodotti, degustazione di oli garganici regionali e nazionali grazie alle collaborazioni con Slow Food e ICE. E parlo, se posso, ricordo gli appuntamenti di piazza che sono molto importanti. Sabato 19 avremo Fabio Concato in concerto, sabato 12 avremo un DJ set in piazza della comunità ospitando i Da Broz, che sono, torniamo così alle radici, alle radici della techno music, sono stati i primi, i precursori di questa tipologia di musica, per poi finire il 20 con una cena di comunità lungo Corso Matino, accompagnati dallo spettacolo musicale dei Tarantula Garganica, per non dimenticare una cena evento che si terrà venerdì 11 a seguire l'inaugurazione, con ospite Gianluca Guidi che farà un omaggio a Frank Sinatra. Insomma, una festa, un programma davvero, davvero completo, che è anche espressione di una rete di partner e di collaboratori molto importante. Sì, allora, dicevo prima che Fextra non può essere paragonata alla tradizionale festa dell'olio, è qualcosa in più, ha una marcia in più. Il nostro obiettivo è quello di generare presenze anche ad ottobre. Quest'anno siamo alla quarta edizione e abbiamo già indicazioni dalle edizioni precedenti che la gente per Fextra si muove, arriva a Mattinata, pernotta a Mattinata e mangia a Mattinata. Ed è questo quello che serve al sistema turistico italiano, in maniera particolare quello pugliese, che è particolarmente vocato al turismo balneare, ma che in realtà poi ha molto di più da offrire. Maria Pia, quindi andiamo a Mattinata dall'11 al 20 ottobre. Decisamente bisogna ritornarci, ma io sono stata molto stuzzicata, se me lo permettete, proprio dal logo e da quello che ha detto il nostro autorevole ospite in merito, perché se si guarda alle radici davvero, allora bisogna pensare anche alle tante persone che magari sono discendenti di emigrati. Quindi voi avete cominciato la grande, splendida e anche commovente ricerca un po' delle vostre radici dal punto di vista di chi se n'è andato. Dobbiamo fare un evento ad hoc su questo, vice sindaco. Molto volentieri, però è importante sottolineare quello che diceva la dottoressa Picciafuoco. Le radici sono anche le persone che hanno accompagnato la nostra comunità durante il percorso storico. E caso ha voluto che proprio durante il periodo di Fextra cadesse il 50° anniversario della scomparsa di Don Salvatore Principe, che è stato il primo a scrivere della storia del nostro territorio, è il primo che ha pubblicato un libro con informazioni e indicazioni che fino a quel momento erano solo leggende metropolitane, invece grazie a Don Salvatore sono diventate storia e quindi questioni certificate, informazioni vere. E ricorderemo Don Salvatore giovedì 17 con appunto un incontro dedicato al suo ricordo presso il salone parrocchiale. Questo per sottolineare come
Parlare di radici significa parlare di cultura, parlare di storia, parlare di tradizioni enogastronomiche, ma anche di persone che hanno contribuito allo sviluppo culturale e sociale di una comunità. Eh sì, è bello capire finalmente, direi, che qualcuno riesce a trattenere un po', proprio come le radici trattengono il terreno, ci sono persone che trattengono anche la memoria, senza la quale siamo veramente poco, non c'è bisogno che lo dica a lei. Certo. Molto bene, grazie al vice sindaco e assessore all'industria turistica del comune di Mattinata, Paolo Valente, per aver condiviso con noi la meraviglia di Fextra, la festa dell'olio extravergine d'oliva, in onda, in scena, a Mattinata dall'11 al 20 ottobre, quindi ecco un motivo in più per arrivare da Padre Pio e poi magari per muoversi nel territorio circostante. Vice sindaco, ancora grazie e buon lavoro. Alla prossima, grazie a voi. Buona Fextra a tutti, dunque, noi Maria Pia adesso andiamo, ci rifugiamo ancora una volta in pubblicità, tiriamo un attimo il fiato per ripartire di slancio, anche perché ci attende al rientro dalla pubblicità la rubrica dedicata al fitness, al movimento, ma credo che avremo anche tempo per recuperare qualche altro passaggio sul fronte delle notizie. Hai detto bene rifugiarsi, perché il maltempo addirittura si sta per presentare anche in Italia in forma di uragano, ne parleremo. Ai 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 ai, allora prendete gli ombrelli, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.